Allora, Barbara, come sempre, apriamo la puntata con Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. A novembre, siamo ancora a novembre, sotto il segno dello Scorpione nasceva un'attrice, una bellissima attrice dal nome Virna Pieralisi, in arte Virna Lisi, nata nel 1936. Il nome di Virna Pieralisi avrebbe dovuto essere Siria, tuttavia l'ufficiale dello Stato civile lo rifiutò, poiché la Siria non era una nazione alleata dell'Italia. Il padre inventò su due piedi il nome Virna, scoprendo solo dopo che si trattava di un nome realmente esistente. Virna Lisi fu scoperta dall'attore e cantante Giacomo Rondinella, amico dei genitori di Virna, che la presentò al produttore cinematografico Antonio Ferrigno. Ferrigno la impegnò con un contratto quando Virna Lisi aveva appena 17 anni, nonostante l'iniziale contrarietà del papà. I primi passi nel cinema fu nel film E Napoli canta e ottiene il suo primo successo con Totò in Questa è la vita. Grazie alla classe e al suo portamento fu anche modella, posando per lo stilista Vincenzo Ferdinandi, poi scritturata per commedie di successo di cui fu protagonista accanto anche a Marisa Allasio. Venne chiamata a Hollywood, dove le major cinematografiche americane stavano cercando di lanciare una possibile erede di Marilyn Monroe, notata da alcuni produttori americani durante le riprese del film Il Tulipano Nero. La Lisi firmò un prestigioso contratto in esclusiva di 7 anni con la Paramount e si trasferì dunque a Los Angeles. Il suo primo film hollywoodiano fu nel 1965 la commedia Come uccidere vostra moglie, interpretato accanto a Jack Lemmon, che ottenne un grandissimo successo. Premi e riconoscimenti ne furono tantissime. Candidata al David di Donatello, vinse il premio César e il Nastro d'Argento. In tutti e tre i casi, concorrendo nella categoria come migliore attrice non protagonista. Le collaborazioni sia cinematografiche sia partecipazioni a carosello ne sono state veramente tantissime. Ha recitato anche in celebri lungometraggi con Alberto Sordi, Terence Hill, Totò, niente di meno, nel film Totò, Peppino e le Fanatiche. Lei si è trovata in un momento della storia dove è riuscita a collaborare con artisti di vari generi e di generazioni diverse. Ha rifiutato, pensate, anche ruoli importantissimi come il ruolo della Bond Girl 007 dalla Russia con amore con Sean Connery. Era un'attrice molto pagata, la sua carriera è stata veramente lunghissima e molto vasta tra l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti. Ascoltate come ci spiegava il mondo hollywoodiano. Volevano farmi fare Barbarella, ma io non avevo nessuna voglia di mettermi le ali d'argento, la tutina e la parrucca. A Hollywood c'erano contratti terribili che venivano venduti e ricomprati da una major all'altra, come al mercato degli schiavi. La preparazione di un film duravano mesi. Mi impedivano di prendere l'aereo e venire a trovare mio marito. In più avevo un bambino piccolo, insomma, non era la vita per me. Nel 1983 partecipa al film di Carlo Vanzina Sapore di mare con Jerry Calà, Christian De Sica e tanti altri grandi artisti. Questo anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao!